la situazione della montagna teramana, non soltanto diciamo, la parte del versante dei Prati di Tivo, ma oggi si parla anche dell'altro versante che sembra un po' il fratellastro, quello lasciato in disparte, è così? Assolutamente sì, nella misura in cui però si deve comprendere che il parco può essere una soluzione e non è la causa del problema. Perché lo dico? Il parco ha una dimensione territoriale estremamente vasta, le 3 regioni, 5 province, 44 comuni. I Monti della Laga rappresentano un cuore importante, ma non l'insieme di questi 150.000 ettari e queste 140.000 persone che abitano nel nostro territorio. E allora che cosa vuol dire? Bisogna avere un progetto territoriale sui Monti della Laga. Noi pensiamo di averlo con delle iniziative importanti. In primo luogo sulla sentieristica, noi vogliamo innervare il territorio attraverso una mobilità lenta di penetrazione, naturalmente anche estesa ai nuovi mezzi, dalla mountain bike alle possibilità di muoversi anche con delle gare o delle escursioni ciclopedonali o comunque turistiche esperienziali. E per far questo non solo stiamo riattando e rimettendo in pristino la sentieristica, ma stiamo lavorando anche su una sentieristica nuova, con per esempio dei passaggi, dei sentieri identitari. Abbiamo ricevuto recentemente un finanziamento specifico su Rocca Santa Maria e su Torricella per collegare quello che era il sentiero che Capuani e tutti i martiri della liberazione hanno percorso nei giorni importanti nel quale si è combattuto la battaglia di Bosco Martese. Siamo andati al Ministero, abbiamo detto che noi non avevamo un sentiero della libertà, che avevamo però il primo scontro in campo aperto con le forze nazifasciste da parte dei partigiani che poi conducono alla liberazione d'Italia. In questo tempo abbiamo ritenuto importante ottenere un finanziamento dedicato alla realizzazione di questa sentieristica, che ci consentirà poi di riaprire pure la struttura attualmente chiusa del Ceppo, sul piazzale del Ceppo, che abbiamo in animo di dare in gestione. Sono interventi di lungo periodo che però dovrebbero rivitalizzare la montagna, che ha anche dei problemi di conoscibilità all'esterno.